Ricapitolando velocissimamente, non solo ha detto la parola, ma è intervenuto chiedendo già. Ah, nella prima, no, la cosa più grave, la cosa più grave è stata questa ultima cosa che ha richiamato lei. Praticamente, quindi la Procura di Roma che era indagata in modo legale. Sotto pressione di Giancarlo Pittelli, che è un deputato calabrese, ed è per questo che io nel prossimo libro mi occupo di Cecchi, parlo a lungo, cioè scrivo a lungo, era un capitolo, scriviamo a lungo riguardo a Cecchi, proprio per parlare di tutti questi loschi figuri che ci sono dietro queste faccende. Questo Giancarlo Pittelli, che è un attuale deputato della Casa della Libertà, è un celebre avvocato di Catanzaro, ed era indagato in Guaynotte, successivamente indagato in Posetone, successivamente indagato in Guaynotte, e tra l'altro compare sempre in modi particolari, anche in toghe lucane. A un certo punto lui diventa il difensore di Mariano Lombardi. Della dottoressa Granese, e c'è un'intercettazione telefonica al riguardo. Praticamente, che succede? Giancarlo Pittelli è estremamente amico di tutti i magistrati della Procura di Catanzaro, di Mariano Lombardi, di Dolcino Fave, di Adalgisa Rinaldo, e si propone a questi magistrati di Toghe Lucane che sono indagati dalle magistrate come difensore, proprio perché è già al corrente, presumibilmente dalla ricostruzione storica, del fatto che queste inchieste finiranno sempre tra le mani dei suoi confratelli, insomma, perché c'è tutta una storia di massoneria che dura da decenni. Cioè, le prime inchieste riguardo a questo nucleo che stava indagando De Magistris risalgono a Cordova. Cordova fece le prime inchieste sulle logge massone che segrete in Calabria, e Cordova allora lo fecero fuori in un modo molto più elegante. Praticamente gli affidarono un ruolo superiore e lo trasferirono. L'inchiesta fu trasferita a Roma, che è un porto delle nebbie, peggio di Catanzaro, e questa inchiesta è finita nel nulla. Allora, c'è sempre dietro questo gruppo calabrese fortemente massonico, compreso l'ex presidente della regione Calabria, Chiara Vallotti, che è stato 5 anni commissario per l'emergenza ambientale e che era indagato sempre dalle magistrate. Quindi c'è tutta questa storia. Sì, è stato anche magistrato, e questo galantuomo è attualmente il vicepresidente del garante della privacy. Io non posso accettare che una persona che è in un'intercettazione, riferendosi a De Magistris, parlando con la sua segretaria, dice lo dobbiamo far ammazzare, anzi gli facciamo le cause civili e ne affidiamo la gestione alla camorra. Io non ho bisogno di aspettare i processi, tutti i gradi di giudizio per avere una stima di una persona che è un ex magistrato, ex presidente di regione, che si esprime così al telefono. L'abbiamo affrontato una volta ieri a Emiliano Cronin in una TV Calabra. Praticamente Emiliano gli ricordò questo fatto e lui, scherzando, disse che no, era così, che si scherzava. Io mi fece così nausea che non ho contrabbattuto proprio, e quella sera gli costò anche una querela per l'incontro con noi, poi a Chiara Vallotti, perché gli ricordavamo di un certo Paolo Bonaccorsi, un suo consulente strapagato come avvocato della Regione Calabria, che poi Gian Antonio Stella, con un'inchiesta da manuale, dimostrò che questo non era né avvocato né niente, e Chiara Vallotti, con la sua faccia proprio di bronzo, in questa trasmissione disse che Bonaccorsi aveva querelato Stella. Noi, appena finita la trasmissione, abbiamo chiamato Gian Antonio Stella, gli abbiamo detto: senti Gian Antonio, ma chi ha querelato a chi? Ha detto: ho querelato io a loro e ho vinto.
Anzi, mo, mandami la cassetta di questa trasmissione televisiva che gliene faccio un'altra. E quindi, comunque, per chiudere prima di incendi, la cosa più grave qual è stata? La Procura di Roma indagata sequestra queste cose, le sequestra sotto due pressioni. Una di un parente del vicepresidente del CEI, del quale in questo momento non ricordo il nome perché sto manovrando troppi nomi in questi ultimi giorni, e un'altra di questo Gianfranco Pittelli, che in qualità di deputato della Repubblica denuncia Gioacchino Genchi per violazione della legge Boato, cioè come se lui non avesse richiesto l'autorizzazione parlamentare, cosa che poi il Tribunale per l'esame di Roma dimostra infondata. Cioè il Tribunale per l'esame di Roma dice che questo sequestro è illegale, è quella la legge. Invece che succede? La Procura di Roma si rifiuta di riconsegnare questi documenti a Genchi. Cioè siamo proprio alla negazione totale della legge. Cioè, il Tribunale del riesame non è stato considerato né in questo caso né nel caso precedente riguardante la Procura di Salerno, né ne hanno dato notizia quasi nessuno sui giornali. Questo qui è ancora più grave, perché praticamente si è rifiutata la Procura di eseguire quello che è un ordine. Cioè il Tribunale ti ha imposto di restituire queste cose. Genchi si appella immediatamente al Capo dello Stato, al CSM, a tutti quanti. Silenzio assoluto. Avete mai sentito dire qualcosa riguardo a questo dissequestro di Genchi? Forse qualcuno che naviga sul web, che si va a cercare le informazioni, ma non ce l'hanno detto né in TV né sulla stampa nazionale. La realtà è che il Capo dello Stato, io non dico niente di particolare, dico soltanto che il Capo dello Stato, che è il capo del CSM, non ha detto una parola. Questo è lo stato delle cose in Italia oggi. Anzi, la Procura di Roma ha fatto anche un ricorso in Cassazione, adesso sì, vediamo come andrà a finire. E di questi giorni il ricorso in Cassazione, speriamo che questo materiale possa tornare nelle mani di Gioacchino Genchi, anche perché attualmente, essendo nelle mani di una procura che è essa stessa indagata, comunque indagata, che è essa stessa presente in qualche modo in quelle carte, è ovvio che ci troviamo di fronte ad una situazione pericolosa, perché in quelle carte comunque non si sa che cosa c'è, perché ci sono indagini in corso anche di altri magistrati che si stavano avvalendo delle consulenze di Gioacchino Genchi, quindi è in mano di persone che non sembrano essere proprio, non agire proprio nella legalità, materiale che potrebbe essere compromettente anche per le indagini, non solo su di loro ma anche su. Se non sbaglio, Genchi ha sempre fatto i nomi di Toro Rossi con il magistrato della Procura di Roma. Sì, ma è Del Rossi di Palermo che poi è quello che gli ha fatto la perquisizione. È Del Rossi di Palermo, e poi c'è sempre la vecchissima storia risalente al 92 degli ufficiali Del Rossi. Ci sono molte cose che Gioacchino Genchi, per incarico sempre di magistrati, aveva in mano. In questo momento ci sono una serie di procedimenti penali il cui risultato può essere alterato completamente, perché praticamente non ci sono una serie di dati che servivano. Quindi, cioè, la Procura di Roma sta facendo quello che vuole e nessuno dice niente.